Grazie.
Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo. Aleluya, 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 ale
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Non è mia consuetudine proclamare o commentare la parola di Dio seduto, ma consentitemi stasera, almeno per qualche giorno, di poter così usufruire di qualche sedia. Pericoloso vedere qual è, che se tutti si parlano più. Ma cercheremo ugualmente di accostarci alla parola di Dio, di gustare il senso bello di questa celebrazione. Oggi celebriamo la 34ª domenica durante l'anno, quelle domeniche che ci aiutano a contemplare i momenti particolari della vita di Gesù. E questa celebrazione vuole essere la chiusura di un anno liturgico che guarda con attenzione la fine, l'incontro con colui che è datore della vita. Si può dire oggi che la celebrazione di questa solennità è la celebrazione del vero potere, perché si parla di realtà, si parla di regno, si parla di Signore di tutte le cose. Subito all'inizio della storia della Chiesa è stato chiamato Signore, non solo per le invocazioni che abbiamo nei Vangeli, perché anche quelle sono postume alla tradizione orale. Gesù era Kyrios, il Signore, da cui è venuto anche il rispetto del giorno, perché è Pasqua, giorno del Signore, la famosa Kyriake, la domenica, che oggi noi, ormai abituati al calendario, non facciamo più conto di questo riferimento, perché è Cristo il Signore di tutte le cose. È colui che governa tutte le cose e a lui si confanno tutte le cose. L'esistenza trova ragione in lui perché è venuta da lui. Noi celebriamo a Cristo in questo evento perché vogliamo riconoscere la nostra salvezza che proviene da Dio. Ed è quella salvezza che lui stesso ci ha indicato nella preghiera più semplice che noi recitiamo quotidianamente. Non diciamo sia santificato il tuo nome, ma venga il tuo
quel regno di giustizia, di pace, quel regno decantato dalla Sacra Scrittura, che vede proprio in colui che le vede di tutte le cose il principe della pace. Così lo decanta in maniera particolare il profeta Isaia. La regalità di Cristo indica il nostro regno. La sovranità di Cristo indica la nostra sovranità. Nel battesimo noi abbiamo ricevuto questo imprimato sulla nostra vita, cioè di essere re, sacerdote e profeti. Ecco, re nel re, con colui che governa, con colui che è l'autore della vita. Quella regalità che dice tutto, dice la nostra provenienza. Agostino nelle sue predicazioni, quando citava la dignità del cristiano, diceva sempre: cristiano da Cristo, non deriva da una setta comune, ma dalla sorgente della vita che è Cristo, quella sorgente che è la vita, che dà la vita nuova. La regalità di Cristo si esprime soprattutto nella esistenza, quella che richiama la testimonianza del Vangelo, che ha una ragione ultima nel segno più grande della salvezza che ci è stato proposto da Gesù, la croce. È proprio questo, oggi è il segno che ci viene proposto dal Vangelo, quando abbiamo sentito del racconto del momento cruciale, di ansia, di prova di Gesù che sta proprio per morire. È proprio sulla croce che regala tutta la misericordia di Dio, dirà ai malfattori e a quelli che l'avevano crocifisso: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi abbiamo sentito il dialogo molto bello, ricco di tenerezza e di amore per il ladrone che sta accanto a lui. Noi l'abbiamo definito il buon ladrone, anche se è un'espressione impropria, pensate oggi dire un buon terrorista. Non si può così definire chi opera il male. È un carburosso, dice il testo greco. Uno che fa male, ha fatto male, chissà quando. Eppure è dinanzi ora alla coscienza della verità, dinanzi a Gesù. E il cuore si è illuminato, dice proprio Gesù: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde con la sua affabilità, tirando sopra un trono che non è quello che lui meritava, la croce. Oggi tu sarai con me in paradiso. L'oggi di Cristo è l'oggi della salvezza, l'oggi della redenzione, l'oggi della riconoscenza della profezia: oggi sarai per me figlio. Lo era stato detto di Davide, lo è stato detto di Gesù. Ma Gesù utilizza ancora questa espressione, soprattutto il Vangelo di Luca, che è la chiara espressione di questo annuncio. Parla con Zaccheo e dice: oggi devo fermarmi a casa tua, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Lo aveva detto anche nella sinagoga di Nazareth, quando aveva annunciato e proclamato la parola di Dio dal rotolo di Isaia, la cosiddetta missione messianica di Cristo. Oggi la parola che avete ascoltata sia adempiuta nei vostri orecchi. E lo dice ancora Gesù, ora sul legno della croce, che è il legno della maledizione, il legno della vergogna. Gesù non è stato condannato come tutti gli altri, non perché la morte
fosse meno dolorosa, probabilmente, ma era quella dell'ignominia, della nudità del corpo appeso alla croce, perché fosse Cristo una maledizione. Ma proprio lì il Signore ha capovolto il significato di quel regno che è diventato il trionfo per la nostra vita di fede. Nella umiliazione, nella più grande dolorezza dell'abisso, è proprio lì che Cristo ha rivelato la sua potenza. La sua potenza. E proprio poi chi seguirà Gesù guarderà sempre questa umiliazione della croce. Dice il Paolo: noi non vi annunciamo discorsi di sapienza come fanno Giudei e altri, ma noi vi annunciamo Cristo crocifisso, sapienza di Dio, sapienza. L'aveva capito questa nobile donna che è stata Elisa per detta della croce, quando scrive i suoi testi proprio sul mistero della croce. La croce che diventa la ragione anche di quei tempi difficili, quali furono le grandi persecuzioni del nazismo. Lei vedrà proprio in quella croce l'incontro vero con Dio, che chiamerà la famosa settima stanza. La stanza della perfezione, la stanza della dignità, dell'incontro con lo sposo. La settima stanza che diventa l'incontro, come avevano sicuramente decantato anche le altre paternità in presa del bambino Gesù. E così l'altra Teresa, la santa Teresa d'Avila, l'incontro con lo sposo. È Cristo proprio, è lì lo sposo sulla croce che trionfa nella sua debolezza. Quella debolezza che è stata definita dai grandi teologi del Novecento, pensate, con Baltasar, quando parla dell'inferno. Non ci sono definizioni dell'inferno, dice lui, che possono essere definite con fiamme, orrore, ma solo l'abisso dell'assenza di Dio. È per questo che proprio sulla croce il Cristo griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi chiama un testo della Scrittura, sì, ma quel testo viene magnificato da Gesù perché nell'abisso ha trovato una risposta per tutti i peccati degli uomini. Oggi, cari fratelli e sorelle, ci gloriamo nella presenza di Cristo Re, il Re che noi abbiamo raffigurato in tutte le effigi con corone, con dignità, e questa gloria sulla croce che governa. Pensate un po' tutta la letteratura, ecco, fino ai nostri giorni, che giunta, ecco, nel Medioevo è il sommo sacerdote che governa. Poi dopo troveremo Cristo sofferente dal concilio di Trento, e poi è un Cristo drammatico pieno di sangue, così nella cultura nostra siciliana, ma è quella che si attiene di più alla sofferenza e alla mistica della croce. Guardiamo la croce con dignità, guardiamo Cristo che non si meraviglia delle nostre debolezze, ma piuttosto offre la sua vita perché queste nostre debolezze ricomincino ad essere il cammino di esultanza, di gioia per tornare a Lui. Andiamo con gioia, abbiamo proclamato il salvo alla casa del Signore. Sì, perché troviamo misericordia, gioia, pace e salute. Ecco, in questo contesto così bello della celebrazione della solennità di Cristo Re, ecco, noi celebriamo questa sera anche il ricordo della Vergine Santissima, madre della provvidenza, o detta della provvidenza. È una bella celebrazione che non è che è scritta sulla fantasia popolare, ma voluta anche dalla Chiesa, per
Benedetto XIV, nel 1744, ai padri Bernardini, che erano nella chiesa di San Paolo, e aveva concesso loro di celebrare questa festa, ricordando la Vergine Santissima che è la madre del Verbo di Dio. Tutta la chiesa l'aveva proclamata così, la Theotokos, padre di Dio, pensate, al concilio di Efeso, 431, con madre di Dio, un titolo più grande che non si poteva dare. Ma questo titolo si colora di una espressione più vicina, che venera al popolo, che la vede la propria madre che aiuta i suoi figli. E il Vangelo è il documento più grande, pensate alle nozze di Cana. Maria che si preoccupa di quegli sposi che non hanno festa, come fare festa? Vino non hanno, non hanno più vino. E poi, diciamo, dell'incontro con Cristo che gli dà tutto da commentare, ma lui la proclama la donna, la primera, regina. Regina, potremmo tradurre, cosa fare, te lo sai che non è giunta ancora l'ora della croce. Ma Maria dirà, fate quello che lui vi dirà. E attinse così l'acqua, da quelle sei giare ivie di pietra, e regalarono a quegli sposi non una bottiglia, ma 600 litri di vino. Ha voglia di fare festa. L'abbondanza del vino nuovo dell'alleanza eterna. Così Maria sprodiga durante la vita di Gesù. È lei che lo segue, che lo aiuta. Basta leggere la mistica della Caterina Emmerich, nella sua esperienza più grande, quando parla della passione di Cristo. La madre di Dio era presente nell'ultima cena, ma era lì a preparare anche il tavolo di quell'ultima cena, Maria di Magdala, e avevano preparato, sulla curiosità, se ancora si può utilizzare, anche il calice che dice lei, proveniente dalle mani del grande Benedetto. È solo questo racconto mistico, ma per dirvi quale riconoscenza si è avuto in Maria. Maria è anche colei che la scrittura ci proclama la guida degli apostoli, la madre della Chiesa, la guida degli apostoli soprattutto nel giorno della Pentecoste. Lo Spirito Santo che è stato l'autore che ha riempito Maria, la piena di grazia, la piena di potere, quella Maria è diventata la piena di grazia che ancora ha esteso la guida per la Chiesa e guida ancora noi. Oggi proprio la Madre per noi ci offre tanta possibilità di poter correre a lei in tutte le necessità, soprattutto quelle che riguardano strettamente la nostra vita. Prima di tutto la nostra esistenza, la nostra salute, la nuova vita che deve essere nella giustizia e nella pace, il senso del dovere, il senso della vita che tanti vanno smarrendo e non ce l'hanno più. Lei dovrà aiutarci in questo, a crescere e a guardare gli orizzonti nuovi della Chiesa che nel cammino sinodale che stiamo facendo potrà un giorno guardare con occhi nuovi la realtà di una Chiesa sempre più bella e più libera. Perché oggi noi non possiamo essere cristiani di metà, non possiamo essere cristiani, si dice di solito, miscredenti, un piede dentro e un altro fuori. Ecco, quelli non sono i veri cristiani, sono l'immagine di quel Vangelo che era il vescovo di Laodicea, decantato dall'Apocalisse, quando, ecco, proprio dice, ecco il Cristo, io ti manderò perché tu non sei né caldo né freddo. Cristiano oggi dovrà chiedere a Maria di essere caldo del cuore, ricco dell'amore di Dio, pieno di carità, pieno di sentimenti, pieno di giustizia, pieno di dovere, pronto ad aiutare gli altri, perché la provvidenza è un eco che si trasmette da cuore a cuore, da sentimento a sentimento, da giustizia a giustizia, da amore e amore. E
Allora, cari, va bene, sorella, forse ti ho stancato tanto, ma era quello che sentivo. E sappiamo che questa sarà la nostra fortuna, credere veramente in colei che ci guida sotto il suo manto. Troveremo rifugio, troveremo pace, e lei saprà guidarci con il sentimento di madre. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, il Padre onnipotente, che le cose che esistono esistono. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, un genere di Dio, Padre, di Dio, sempre e sempre. Il Dio da Dio, cielo da cielo, nei secoli dei secoli. Amen.
sia gradito a Dio Padre onnipotente. Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente. Il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con onore e esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace, sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, e vincolo di unione fraterna, preghiamo tutti insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi tutti un gesto di comunione fraterna. Yeah.
anche gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Padre, che ci ha nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel Regno dei Cieli e di viveremo nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, della Vergine Santissima, andiamo in pace. Adesso volevo porre l'attenzione, innanzitutto mi pare che il tempo non è l'appropriamento per fare la processione. Se non fai comunque il tempo fuori, non ci lascia tante speranze. Per cui, se siete d'accordo, possiamo concludere bene qui in chiesa. Non ci sono problemi per accompagnare, perché abbiamo provveduto anche per il sacerdote, ma se il tempo non è così favorevole, credetemi, forse conviene che concludiamo. Adesso ci rivolgiamo alla Vergine Santissima, la imploriamo per la sua materna provvidenza che ci offre, poi benediciamo il grano che è per voi segno e per tutti noi segno della benedizione di Dio, perché possa lievitare tanti anni il grano, ma soprattutto dare speranza a tanti voi, e alla fine poi vedremo che compagni di questo sono stati. O Vergine Santissima, guidaci sulla via della santità, nel compimento della volontà di Dio. Sii nostro rifugio, nostra difesa nel pellegrinaggio della vita. Consolaci nelle afflizioni, assistici nei pericoli e dacci forza nelle avversità. Ottienici, o Maria, il rinnovamento del cuore, perché diventi una degna dimora del tuo figlio Gesù. Aiutaci nella lotta contro il peccato, la tiepidezza spirituale, la paura di professare apertamente la fede cristiana. Liberaci dall'orgoglio della vanagloria, dall'egoismo che impediscono l'efficacia della tua protezione. O dolcissima Madre della Provvidenza, volgi il tuo sguardo su di noi e se per debolezza o per cattiva volontà abbiamo provocato la giustizia divina e amareggiato il cuore amabilissimo di Gesù, tu coprici con il manto della tua misericordia e otterremo la salvezza. Tu sei la nostra Madre provvida, tu la nostra speranza sulla terra, fa che possiamo averti Madre di gloria in cielo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Il Signore sia con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Benedetto Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, noi riconosciamo la tua gloria negli immensi spazi stellari e nel tuo piccolo germe di vita che è il grano, che prorompe dal grembo della terra madre.
Nelle vicende e nei ritmi della natura, tu continui l'opera della creazione. La tua provvidenza senza limiti si estende alle grandi ere cosmiche e al breve volgere dei giorni, dei mesi e degli anni. Al fine, ai figli dell'uomo, fatti a tua immagine e rigenerati in Cristo a vita nuova, tu affidi le meraviglie dell'universo e doni loro il tuo spirito, perché fedeli interpreti del tuo disegno di amore ne rivelino la potenzialità nascoste e ne custodiscano la sapienza armoniosa per il bene di tutti. Stendi su di noi la tua mano, Padre, perché possiamo attuare un vero progresso nella giustizia, nella fraternità, senza mai presumere delle nostre forze. Insegnaci a governare nel rispetto dell'uomo e del creato, gli strumenti della scienza e della tecnica, e a condividere i frutti della terra e del lavoro con i piccoli e i poveri. Venga su questa comunità di Mussolini, perché non si ripetano per colpa nostra le catastrofi della natura e della storia. Accogli e benedici questo grano, segno e primizia delle nostre terre. E per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Provvidenza, concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua protezione e fa che la società del nostro tempo si apra verso orizzonti di vera civiltà in Cristo, uomo nuovo. A te il regno, la potenza e la gloria dell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Potete distribuire il grano e poi la fine benediciamo. Allora, volevo ricordare anche questo, prima che andate via, domani giorno 21, no? È la festa della presentazione di Maria al Tempio, ma al tempo ricorre la festa della Provvidenza. Celebrerò la Santa Messa nella chiesetta della Provvidenza. Allora, alle ore 18. Adesso. Dalla chiesa madre di Mussomeli, parrocchia San Ludovico, abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta dall'arciprete parroco padre Achille Lomanto. C'è stata la benedizione del grano e ora la sua distribuzione qui nella Chiesa Madre, festa della Provvidenza. Thank you.
nato, venne benedetto. Si sta portando l'Inter. Un paneno benedetto di padre Achille e la Vergine Santa che ci mette sotto il suo preziosissimo manto. E benedetto.
Hai preso il panino? Sì. Buonissimo. Ah, buonissimo. Grazie, buona serata. Grazie. 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 Gr
per mio marito la posso avere, grazie, grazie. Ciao. No, io per mio marito la posso avere, grazie, ciao. Ti aiuto io. No, ma che garanzie? Ma che garanzie? Guarda. Dico quanto vieni. Dico quanto vieni. Grazie mille. No. Ma è lui. Non esce. Allora io. Grazie. Ma che vuoi stare in fanno? Ma per me ne è rimasto. Se sono, se sono tranquillo. Una buona feia, uno per bambini. Grazie. Che valore? Ciao.